Bentrovati con le news di Focus Territorio e Sviluppo. Bonfiglioli Riduttori rilancia la scommessa sul polo della meccatronica di Rovereto, rafforzando il proprio radicamento in Trentino. A 4 anni dall'avvio del centro ricerche orientato alla meccatronica, operativo dal 2011 con una decina di ricercatori, la multinazionale emiliana ha siglato con la provincia autonoma di Trento e con Trentino Sviluppo un'intesa che prevede la localizzazione proprio a Rovereto della nuova unità di business denominata Mechatronic Drives and Solutions. Verranno da subito utilizzati ulteriori spazi nella sede esistente, con la prospettiva di costruire entro il 2018 un nuovo stabilimento all'interno del polo della meccatronica. Importante l'incremento di fatturato atteso per l'unità produttiva roveretana e di conseguenza anche la crescita dei livelli occupazionali, che saliranno dagli attuali 30 a 100 lavoratori. Con le sue 116 start-up innovative, una percentuale dell'1,21% sul totale delle società di capitale, la più alta in Italia, il Trentino si presenta come il territorio ideale per il crowdfunding. Questo termine, ormai sempre più diffuso, fa riferimento al finanziamento collettivo basato sulla collaborazione tra persone e gruppi che credono in una determinata proposta e scelgono di sostenerla. Un concetto antico come quello della raccolta fondi, che per oggi si avvale di internet attraverso apposite piattaforme e si declina in diverse forme, tra le quali l'equity crowdfunding per startup e piccole e medie imprese innovative, che prevede per i diversi sostenitori una partecipazione nel capitale della società. Se ne è parlato martedì 19 gennaio a Trento nel workshop crowdfunding per le imprese organizzato da Trentino Sviluppo. Altro riconoscimento internazionale per Trilogis e per il sistema trentino dell'innovazione. L'azienda, con sede nel polo della meccatronica di Rovereto, è stata infatti scelta dalla Commissione europea quale referente tecnico del progetto Espresso, che ha come obiettivo quello di sviluppare standard per permettere alle città europee di ammodernarsi installando nuove tecnologie che le rendano più sicure, vivibili e connesse. Già nel 2014 Trilogis, che ha in corso collaborazioni anche con la NASA, era entrata a far parte del gruppo di lavoro Urban Planning internamente all'Open Geospatial Consortium, l'organizzazione internazionale incaricata di definire gli standard per i dati geospaziali. Un'esperienza e una competenza che ora è valsa all'azienda trentina questo nuovo e prestigioso incarico. Un'opportunità per l'intero sistema locale, considerato che HIT, il nuovo consorzio fondato da Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach e Trentino Sviluppo, supporterà il lavoro svolto da Trilogis in un'ottica di apertura internazionale delle imprese trentine attraverso reti di ricerca e innovazione. Ed ora alcuni appuntamenti in calendario. Mercoledì 27 gennaio, a partire dalle 9.15 al Polo Tecnologico di Rovereto in via Zeni 8, si terrà il seminario dedicato a conoscere le opportunità offerte alle aziende trentine dal mercato della Gran Bretagna, quarto mercato di destinazione per l'export italiano. Maggiori informazioni sul sito trentinosviluppo.it. Giovedì 28 gennaio a Progetto Manifattura Rovereto, appuntamento con lo sportello Green Jobs. L'iniziativa proposta da Trentino Sviluppo offre la possibilità di colloqui motivazionali personali con Matteo Plevano, psicologo, ideatore dello sportello attivo a Milano e a Ivrea. Il servizio è gratuito, ma è necessario prenotarsi sul sito progettomanifattura.it.